questa tappa voglio darvi un consiglio più che raccontarvi una storia. Dovete sapere che tanti palazzi storici fiorentini a oggi sono stati trasformati in hotel oppure in ristoranti o anche insomma in locali. Questo alle mie spalle si chiama il Grand Hotel Cavour e se siete curiosi e volete vedere un posto un po' particolare, se andate all'interno e salite su in cima c'è una bellissima terrazza con una vista sul Duomo mozzafiato e vi potete prendere un ottimo spritz. Se invece vi va di mangiare bene e magari qualcosa di diverso, non dalla solita fiorentina, lo so che a Firenze siamo famosi per la bistecca e per la carne, però si mangia anche di tutto. Per esempio a me piace anche tanto il pesce. E qui c'è un posto, si chiama Fishing Lab, dove ti fanno delle porzioncine piccoline, ma la cosa bella di questo posto, lo sapete qual è? La parte di sopra è tutta affrescata e quindi potete mangiare praticamente con gli affreschi del 300 sulla vostra parete. E se invece andate sotto, potete mangiare tra le rovine romane, perché sono state ritrovate delle rovine della vecchia Firenze romana proprio qui. Fateci un salto!